lo ripeto, noi la gara d'andata l'abbiamo persa. Abbiamo perso 1-0 ed è un risultato pericoloso. Si sa. Il secondo motivo è che affrontiamo una delle squadre più importanti d'Europa, non penso che sia il caso di dimenticarlo, ma l'Arsenal è uno di quei top club che viaggiano nella primissima fascia. E il terzo motivo è anche che sempre questo nostro avversario, quando ha incontrato squadre italiane, mi pare, lo avete detto voi, perché io non so questa... è sempre riuscito ad essere a passare, no? Quindi bisogna che ce lo ricordiamo questo nella preparazione di questa settimana e nella preparazione di questa gara così importante. È meglio non dimenticarlo mai. Sono pronto. Lei dice più difficile. Che cosa bisogna fare di più? Che cosa vuole vedere di più rispetto a quello che ha visto all'Emirates? Beh, credo che sarà intanto un altro tipo di partita. Ed è più difficile perché sappiamo che dobbiamo cercare di segnare, però bisogna cercare di farlo mantenendo gli equilibri, sapendo che non possiamo dare campo a un avversario che in velocità l'ha fatto anche in casa con noi e l'ha fatto da una vita, lo fa da sempre, di non prestare il fianco alla velocità e alla classe dei suoi giocatori. Cioè, penso che non ci sia, poi ce ne sono mille altre cose da fare e bisogna farle tutte bene e poi bisogna avere anche un pizzico di fortuna. Lei spera anche di recuperare qualche giocatore che era già infortunato oppure quelli che si sono infortunati a Londra? Ho l'impressione che se recupero Floro in questo momento, facendo un po' di così, una valutazione ancora a inizio settimana, insomma, credo che per gli altri non avere possibilità. Quindi anche Newton che sarà infortunato? No, Newton no, Newton non ha niente, no. Ah, okay. No. Ah, microfono. In questo momento credo che se ci saranno modifiche tecniche, qui a Udine saranno poche, pochissime, perché gli uomini li hai contati, ci sono alcuni giocatori infortunati, uno di questi sarebbero serviti, saranno al massimo uno o due giocatori. Beh, sarebbero già abbastanza come novità. Ma non so, adesso noi ci mettiamo a lavorare e vediamo di fare bene questa settimana, di lavorare bene, di preparare la testa, il cuore, le gambe, pronti a dare proprio tutto quello che abbiamo, perché sì, avremo tante difficoltà, come ho accennato all'inizio della conferenza, proprio per, voglio fare perché l'ho voluto fare, perché non perdiamo di vista la realtà delle cose, ma è anche vero che la partita è aperta. La qualificazione è aperta, non abbiamo preso 5 gol e quindi dobbiamo prepararci bene con gli uomini che abbiamo, con i ragazzi che saranno a disposizione e veramente dare tutto quello che possiamo dare e in più qualcosa ancora. La reazione che ha avuto la squadra dopo il gol, per come avete giocato per tutta la partita, le ha fatto capire che comunque a livello
nella testa anche i giocatori, forse quel gap che c'era all'inizio prima di affrontare una sfida così? Ma io ho rivisto la parte e secondo me noi non siamo partiti neanche male, è che abbiamo preso gol e ci sta di prendere gol con l'Arsenal, ma non ci siamo disuniti neanche dopo il gol. È chiaro che questi sono forti e una palla dentro, una triangolazione, una giocata importante la possono fare in qualsiasi momento. Noi, rivedendo la partita, dico che abbiamo cominciato subito con tonicità, certo un po' di timidezza forse c'è stato, ma neanche tanto, perché io ho visto i ragazzi andare a cercare di pressare e naturalmente poi la prima ripartenza, alla prima abbiamo avuto tutti la sensazione che potevamo essere pericolosi e questo ha dato sicuramente forza alla squadra. Dici che sarà una gara diversa rispetto all'andata, anche perché ti aspetti un atteggiamento diverso da parte, atteggiamento tattico anche diverso da parte loro, oppure invece loro poi hanno quella filosofia di gioco e quella rimane? Sì, è una filosofia ormai consolidata nel tempo, una squadra che secondo me gioca in casa e fuori allo stesso modo, però no, cioè, è chiaro che è come essere al riposo e sei sotto di un gol, insomma, stai perdendo, noi dobbiamo giocare. E loro questo lo sanno, che hanno un gol di vantaggio. Quindi no, dal punto di vista tattico non credo che sarà una partita diversa comunque, saremo, penso da questo punto di vista, ci prepareremo. È una partita diversa perché è un'altra partita. Mister, scusi, so che magari il ragionamento un po' può sembrare un po' astruso così come ragionamento, però bisogna rimontare due gol. Giocare con l'idea magari di poter arrivare supplementare, cioè di rimettere in equilibrio, potrebbe aiutare? Cioè non avere quell'ansia di farne due, ma magari... No, ma noi non dobbiamo pensare a questo, noi dobbiamo pensare di fare bene la gara, di essere molto concentrati sulla partita, sapere che dobbiamo ridurre i margini di errore perché affrontiamo un avversario che non perdona e naturalmente tutte le volte che abbiamo la possibilità di essere pericolosi, di dimostrarlo e se possibile essere concreti, ma non, dobbiamo fare se possibile un passo in avanti alla volta nell'ambito della stessa partita. E se si fa il passo più lungo anche mentalmente della gamba, normalmente si rischia di cadere nella pozzanghera. Un'altra domanda era su Newton, che lei all'andata nel dopo partita ha detto che deve imparare tutto, conoscendola era una critica positiva verso il ragazzo. Sì, perché è un ragazzo interessante, un ragazzo giovane, un ragazzo che è qui da poco ma che si sta applicando nel lavoro con professionalità e anche maturità, insomma. Non dimentichiamo che viene da un altro mondo, quindi secondo me è un ragazzo al quale sì, vanno insegnate tante cose ancora, ma che mi sembra abbia la capacità di poter, questo poi è il segreto di quelli che diventano poi giocatori importanti, ha la capacità, mi sembra, di recepire velocemente. Mister, è premesso che all'Udinese di Londra stava stretto anche solo il pareggio, per come ha giocato. Nel dopo partita i suoi giocatori sembravano parecchi ottimisti e contenti di come la squadra ha disputato e interpretato la gara. Non c'è il rischio che che si innesti un po' troppa euforia anche nell'ambiente? Per mi sembra di essere stato, per quello che compete il mio ruolo, di essere abbastanza chiaro a inizio e io non è che abbia visto, gliel'ho detto comunque a fine partita in spogliatoio, noi ai ragazzi non dobbiamo sentirci assolutamente per nulla contenti, perché quando si perde, si perde. Quindi io, per quello che
posso fare che nel mio ruolo, e credo di avere incisività, di incidere in questo senso, ho subito messo le cose in chiaro per quello che, per come la vedo io, che come ho detto a voi e come ho detto ai giocatori, per cui io non ho visto una grande contentezza negli spogliatoi, non mi è parso. Mister, giocare il 16 di agosto contro l'Arsenal, con una squadra giovane, nuova, che è un po' come fare un salto nel buio. Ora, dopo che comunque ha visto la squadra sul campo proprio, l'Arsenal intendo, ha qualche certezza in più? Oppure c'è solo, diciamo, non lo sconforto, ma quasi, di questo tabellino che dice 1-0 per loro e siamo sotto? Le certezze nel mio lavoro e anche nella vita, secondo me, sono piuttosto pericolose. Però dei segnali indubbiamente uno deve essere capace di coglierli. Per noi non si è trattato di un salto nel buio, perché abbiamo lavorato per 50 giorni, soprattutto per questa partita, quindi ci abbiamo messo tante risorse, tutte le nostre risorse. E basterà questo, basterà il lavoro di preparazione alla prossima sfida, non lo so. Questo non lo so, però quello che io ho sempre considerato è che a me non fa paura ripartire con un gruppo nuovo, non è mai stato motivo di apprensione per me in qualsiasi club io abbia lavorato, non ho quasi mai affrontato nella mia lunga carriera il problema del mercato. Credo che anche qui voi siate testimoni, perché ho sempre ritenuto che un allenatore deve sapersi adattare al gruppo che ha a disposizione, e non mi spaventa percorrere strade nuove né dal punto di vista tattico né dal punto di vista del rinnovamento del gruppo dei giocatori. Questo credo me lo debbano riconoscere tutti. E mi piace anche essere così, perché così mi mantengo sveglio, mi mantengo giovane e non mi fermo, provo a non fermarmi. Quindi non si è trattato assolutamente di un salto nel buio, nel senso che siamo una squadra in parte rinnovata e ci presenteremo al cospetto del nostro avversario con tutte le nostre virtù, cercando di nascondere i nostri difetti. Ci sono stati dei giudizi abbastanza discordanti sulla prova di Di Natale, e poi Di Natale, se fa gol sembra che abbia, se non fa gol sembra che non giochi tanto bene. Tu come allenatore, quindi non guardando solo il tabellino dei marcatori, come l'hai valutata la prova? Per me Totò ha fatto una buona gara, si è trovato in alcune circostanze a giocare dei palloni che noi siamo abituati a vedere trasformarsi in gol, ma questo non vuol mica dire niente, cioè. Ha preso un palo su calcio di punizione, ha tirato un'altra punizione mettendo in difficoltà il portiere, si è inserito bene in mezzo alla linea dei due centrali loro. Quello che avevamo provato è molto di quello che avevamo provato in allenamento, è uscito, è venuto. Io di Totò ho la massima fiducia, quindi la massima stima, non ci penso neanche a mettere in discussione la sua prestazione, proprio non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. È così? Bene. Ciao, grazie.